dedicata a Notre Dame, anche la cattedrale di Reims. Ci arriviamo nel primo pomeriggio. Ne vediamo subito la particolarità. I timpani dei portali si fanno luce, sono sostituiti da vetrate. Quattro ordini, le due torri, la Galleria del Re, la zona occupata dal rosone di portali e il centrale contiene ancora un rosone. La Galleria del Re ha cambiato posto, si è spostata in alto. Nel posto abituale sarebbe stata coperta dalla guglia del portale centrale, che invece non dà fastidio al rosone superiore. È però da una sensazione di assenza vedere le lunette vuote. Ma le statue non mancano, si raggruppano soprattutto sugli strombi dei portali, che sono tagliati in obliquo verso l'esterno. È nel portale nord questo che c'è l'angelo del sorriso. Si sporge l'angelo ad incrociare lo sguardo degli altri e sorride. Le statue dei portali sono santi e personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nel timpano c'è la crocifissione. Nella lunetta a fianco in alto c'è la scoperta della vera croce. Il portale centrale è dedicato a Notre Dame ed anche qui sorride l'angelo dell'Annunciazione. In alto c'è l'incoronazione di Maria. Ed ecco le statue del portale sud, sono quelle a destra, le più antiche di tutte, e risalgono a prima del 1200. Le altre arrivano fino al 1250, e soprattutto nelle pieghe dei vestiti che si nota la differenza. Nel timpano c'è il Cristo che mostra le piaghe. Nell'architrave c'è la storia di San Paolo, il portale dedicato all'Apocalisse che compare negli archi. E nella lunetta a fianco ed è tempo di entrare. Tre navate, un transetto poco sporgente, un grande coro con deambulatorio. Entrando colpisce lo slancio verticale, fa quasi sembrare più stretta di quel che è la navata, e volgendo le spalle all'abside ci compare la parete del portale centrale, con i due rosoni e la galleria fatti di luce. La parte inferiore è incorniciata da rilievi. Ed è anche questa una novità. Sopra un drappo di pietra ci sono tre profeti. In questi due livelli Gioacchino ed Anna in relazione alla nascita di Maria. A seguire verso l'alto la presentazione del presepe, la strage degli innocenti che occupa due livelli, poi la fuga in Egitto. Poi dalla parte opposta il discorso riprende, perché di discorso si tratta che vuol lasciare sempre il messaggio che abbiamo già incontrato altrove. Si va dal basso verso l'alto. Sopra il drappo di pietra seguono i profeti e Giovanni Battista. Vediamo Melchisedec che dà la comunione ad un cavaliere. E sottintende Cristo che sfama Abramo tornato dalla guerra. Il Battista mostra l'albero inciso dalla scura e vuol dire che il giudizio finale è vicino. Nei tre livelli in alto Zaccaria, il battesimo e la predicazione di Cristo nell'architrave storia delle reliquie di Giovanni Battista. Tra angeli e soldati al centro c'è San Nicasio, vescovo e martire della cattedrale. Più piccoli, peggio conservati, anche i portali laterali hanno un programma iconografico, che è lo specchio di quel che c'è all'esterno. A sud il giudizio universale, a nord la passione di Cristo. Fu San Nicasio nel V secolo a costruire la prima cattedrale. Qui Clodoveo, re merovingio, ricevette il battesimo e fece del cristianesimo la religione di Stato. Quando poi i Carolingi introdussero la cerimonia della consacrazione dei re, fu la cattedrale di Reims ad essere prescelta. 25 re di Francia sono stati consacrati qui fino al 1825. Intanto sfila davanti a noi una serie di bei capitelli fogliati, in cui è forte il gusto naturalistico. La cattedrale del V secolo fu sostituita nel IX, ma nel 1211 un incendio la distrusse. Lo stesso anno venne iniziata la costruzione della nuova cattedrale, questa che in circa 70 anni fu pronta. Il breve tempo garantì unitarietà di stile. Intanto siamo arrivati al transetto sud, che ospita un rosone cinquecentesco.
Ed eccoci nell'ampio deambulatorio a doppia navata su cui si aprono cappelle radiali. Nelle prime le vetrate sono di Chagall. Progetto erano previste due alte guglie sulle torri, non furono mai costruite. La cattedrale subì qualche danno nel corso dei secoli, ma il peggio avvenne con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Intanto siamo arrivati al transetto nord che ospita un rosone trecentesco. Vi viene raffigurata la Genesi. La cappella di Giovanna d'Arco, una lastra funeraria di un vescovo della cattedrale ed andiamo via. Lasciamo per un po' la cattedrale per entrare nel Museo del Tau. Nel passato era la sede arcivescovile e ospitato in un palazzo terminato nel 600, ma che le radici ce l'ha già nel V secolo. Percorriamo la gotica sala bassa, ricostruita alla fine del XV secolo, ma su fondamenta gallo-romane e carolinge. Nel timpano Madonna con Bambino del XV secolo sovrasta l'ingresso alla cappella bassa del XIII. Intanto saliamo le scale ed entriamo nella sala del Tau, chiamata così perché all'origine aveva la forma della T. Ed iniziamo a vedere la collezione degli arazzi che si trova qui. Questi descrivono le gesta e le vittorie del re Clodoveo. Sono stati allestiti a Tournai, famosa località per la produzione di arazzi, nel XV secolo. Non è un caso se il re Clodoveo viene ricordato qui. Lui era stato battezzato qui, ma nella chiesa precedente. A partire dai re Franchi, invece, e quelli che seguirono. I re dormivano nel palazzo prima dell'incoronazione e poi la celebravano con un banchetto. Infatti si chiama anche Sala del Festino. Questo è il suo cammino. Da questa sala si entra anche nella Cappella Palatina, che è sovrastante a quella bassa. Poi si entra nella stanza che contiene il vero e proprio tesoro. C'è anche il calice adoperato nel corso delle incoronazioni dei re. Nelle sale che seguono ci sono i reperti più interessanti, colossali statue e pannelli che provengono dalla cattedrale di Reims. La storia in pietra della Genesi la troviamo qui. Con la cacciata dal paradiso finisce la prima fase. Seguono le scene della vita terrestre. È alto più di 5 metri, il gigante Golia. La statua di San Pietro, come le altre, è della seconda metà del 200. Per ultima la sala dell'incoronazione della Vergine. Grandi statue sono esposte anche qui insieme a degli arazzi. La statua del re Filippo Augusto. L'incoronazione della Vergine del 1260 faceva parte del timpano del portale principale. Chiudo con la statua di Carlo Magno. Completiamo la visita della cattedrale con gli altri portali,
Questi si aprono sul transetto nord. A sinistra nel timpano c'è il giudizio finale, che si dispone in più ordini. In basso ci sono salvi e dannati, appena sopra vizi e virtù. Segue la resurrezione dei corpi e il Cristo giudice. Eccolo, è circondato dagli angeli che portano i simboli della passione. A scendere, facendo percorso inverso, ecco la varia umanità che sta facendo le contorsioni per uscire dai sepolcri. A scendere, sopra le virtù, sotto Abramo accoglie in grembo le anime dei salvi. A sinistra ci sono i dannati incatenati che un angelo gentilmente sospinge verso il pentolone. Mancano i toni apocalittici. Nei piedritti tre apostoli per lato. Nel trumò il Dio bello, che tanto somiglia a quello che abbiamo visto ad Amiens. Il portale centrale è dedicato ai santi di Reims. Sono San Nicasio, Sant'Eutropia, San Callisto, San Remigio, c'è anche il re Clodoveo. Nelle lunette sono ricordati i miracoli. In basso martirio di San Nicasio, in alto guarigione dell'eremita, in basso il battesimo di Clodoveo, in alto miracoli di San Remigio. Tra i miracoli di San Remigio si interpone la storia di Giobbe. Proseguono i miracoli di San Remigio, in alto Cristo immastato a due angeli. Nel portale di sinistra, ancora più piccolo, c'è una Madonna in trono romanica, forse trasferita da un monumento funerario. È stata un'intensa giornata, tra poco saremo a Parigi.